in collaborazione con Bruneddu, torronificio artigiano, Tonara. Cogi 2 a Tonara, tecnologie per l'edilizia. Buongiorno e bentrovati a tutti, il nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Sardegna Live, venerdì 15 novembre 2013, andiamo subito a leggere insieme i principali titoli riportati nelle prime pagine dei quotidiani nazionali e regionali che questa mattina troviamo in edicola. Iniziamo come sempre con l'Unione Sarda che titola "Così hanno ucciso Dina". Gavoi, ieri l'accusa ha prodotto nuove prove che inguaiano il vedovo. Processo Rocca, drammatica ricostruzione in aula. L'editoriale, a firma di Beniamino Moro, Letta nomina un nuovo commissario, un fantasma chiamato Spending Review. Economia, imprese del futuro, BCS premia le 8 eccellenze, accade oggi il 15 novembre del 1975 il sequestro di Pietro Riccio. A Cagliari invece Teatro Lirico, Pobus attacca, Zedda non replica. Ultima ora, Cagliari colpo da 450 euro al Market Sigma. Sinistri extraurbani, l'isola è al secondo posto in Italia, la trappola d'asfalto, record di incidenti e morti, 85 nel 2012. L'intervista al ministro Cécile Kyenge da oggi nell'isola. Andiamo avanti, proseguiamo con la Nuova Sardegna. Legge Severino, la procura via l'iter verso la sospensione dal consiglio di Diana e San Giusto. Scontro sull'inchiesta, Barraccio al leader CGL, incompetente. Delitto d'oro, nuova accusa al marito, colpo di scena in udienza, una testa e Rocca sapeva ciò che avveniva attorno a casa sua quella notte. La difesa insorge, non è credibile, oltre 200 i test del DNA a Gavoi, ma senza esito. Il colpo ad Arzachena, segregati e rapinati in casa, coppia di anziani assalita da tre banditi, fuggiti con 5.000 euro e 4 fucili. Andiamo avanti, proseguiamo con il Corriere della Sera, Previdenza, l'allarme del presidente dell'ente, poi la rassicurazione, il giallo dei conti INPS a rischio, redditi imprenditori poveri. Un appello alla Concordia, Napolitano, clima avvelenato, il Papa sforzi contro la crisi, l'incontro al Quirinale, la preoccupazione per le tensioni politiche, dal PDL critiche al Colle. I senza casa contestano il sindaco al festival, siamo a Roma, la diva e le proteste. Nell'EPD si riapre il caso Cancellieri, Ligresti, il ministro e le telefonate. L'Unità titola, pagano sempre i soliti noti, dati del Ministero dell'Economia, i lavoratori dipendenti dichiarano al fisco 200 euro in più all'anno rispetto agli imprenditori, l'INPS lancia l'allarme pensioni, ma il governo frena, i conti sono a posto. L'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e Papa Francesco, Napolitano, c'è un clima avvelenato. Letta, con l'SPD ci vuole la svolta in Europa, il Premier al congresso di Lipsia, l'Italia non è assistita, ce l'ha fatta da sola. E poi ora la nostra sfida è più impegno per la crescita e contro la diseguaglianza. Andiamo avanti, proseguiamo con Libero, allarme conti, pensioni, si cambia ancora, il presidente dell'INPS conferma le anticipazioni di Libero, c'è una voragine causata dall'INPDAP, copertura economica solo per 2 anni. E poi, inevitabile, un'altra riforma, Letta peggio di Monti, su PIL, industria, occupazione, Italia sempre più lontana dall'Europa. PM di Milano scatenati sull'illusione dopo che ha indagata la incontrada. Spunta un'altra telefonata, un'altra sua telefonata a Ligresti e quella del marito, la cancelliere ha mentito al Parlamento. Ci andiamo a chiudere con il Corriere dello Sport e Italia-Germania, Balotelli tocca a te. Ecco Thohir, la mia Inter vi divertirà. Il nuovo padrone arriva e va subito alla Pinetina da Mazzarri e Zanetti, dovrebbe essere lui il presidente, a Moratti andrà la carica onoraria. Con questa notizia si chiude qui il nostro appuntamento con la rassegna stampa di oggi, a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.